Tante dunque le novità proposte in questa 44esima edizione, e tra bianchi e rossi primeggiano le bollicine, riflettori accesi sulla prima uscita ufficiale del Prosecco di OCG. Vediamo. 1.600.000 bottiglie vendute negli Stati Uniti nel 2009 hanno fatto diventare il Nord America il terzo mercato straniero di riferimento dopo Germania e Svizzera. Questo è l'ultimo successo messo a segno dal Prosecco di Conegliano Valdobbiadene alla vigilia della sua trasformazione in DOCG. Risultato storico per le 166 case vinicole e i 2.913 produttori della zona, che è stato festeggiato nella prima giornata di Vinitaly con il déblocage di una maxi bottiglia da 6 litri ricavati dall'ultima vendemmia. Un riconoscimento che per i produttori rappresenta uno stimolo a migliorarsi e un'opportunità per allargare il mercato. Dopo la recessione che c'è stata, c'è spazio per il lifestyle symbol e il Prosecco rappresenta sicuramente un grande stile di vita, una scelta easy per tutti i giorni, per stare bene con gli amici e senza spendere cifre esagerate.